E allora buongiorno a Francesca Capaldo, direttrice della segreteria OSCAD, che è l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori. Buongiorno. Buongiorno a tutti e buongiorno ai radioascoltatori di Radio Rai 1. Buongiorno dottoressa, l'OSCAD, appunto l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori della polizia, istituito 11 anni fa, monitora tutti gli atti di odio, di discriminazione. Partiamo dai dati, in questo caso parlando appunto di atti contro l'omofobia, la transfobia. 148 le persone LGBT che hanno denunciato i casi di violenza omotransfobica in Italia nell'ultimo anno, questo riferisce il rapporto omofobia.org. Ecco, il vostro osservatorio che cosa registra? Ah, il nostro osservatorio raccoglie segnalazioni di crimini con matrice discriminatoria per orientamento sessuale e identità di genere e appunto anche il nostro osservatorio rispetto al 2010, come ha detto lei, che è l'anno nel quale siamo stati fondati, registra un aumento dovuto però a un'acquisizione di consapevolezza e a un lavoro di emersione del sommerso che realizziamo come osservatorio, che ricordo è un osservatorio interforze, quindi costituito da appartenenti alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri, che è in stretto collegamento con il lavoro che tutti i giorni si fa anche con l'UNAR, che è l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazione, che raccoglie quelle discriminazioni che non costituiscono reato. Dottoressa Capaldo, è possibile fare un identikit dell'odiatore? Chi è, quanti anni ha, dove vive? Ma in realtà diciamo che si tratta di un fenomeno abbastanza trasversale e nelle segnalazioni che noi raccogliamo esistono appunto aggressioni che vengono realizzate nei confronti di coppie omosessuali, quindi diciamo per strada oppure in contesti all'aperto, ma registriamo anche, questo è importante dirlo, se possiamo, una doppia violenza, quindi una violenza che le persone appartenenti alla comunità LGBT subiscono non soltanto all'esterno in quanto sono bersagli per colpire la comunità LGBT attraverso i crimini d'odio, che come sappiamo sono anche definiti message crime, quindi crimini attraverso i quali l'autore vuole mandare un messaggio di non accettazione alla vittima ma soprattutto alla comunità di riferimento, ma queste persone sono vittime molto spesso, secondo le segnalazioni che riceviamo, anche all'interno del nucleo familiare in quanto da parte dei familiari, perché non accettano la loro scelta e il loro orientamento sessuale. E lei diceva del raccordo con l'UNAR, ecco, proprio recenti dati Istat UNAR raccontano il paese, una persona su quattro che si è unita civilmente dichiara che l'omosessualità è causa di svantaggi sul lavoro, il 68% dice di non tenere per mano il proprio partner nei luoghi pubblici. Dottoressa Capaldo, che tipo di segnalazioni vi arrivano maggiormente? In che ambito? Per esempio anche l'ambito scolastico purtroppo soffre di questo. Anche in ambito scolastico riceviamo segnalazioni relative a giovani, giovanissimi, quindi minorenni, che subiscono degli atti di bullismo a scuola proprio a causa del loro orientamento sessuale. E è importante dire che il nostro osservatorio, di cui il presidente e il vice direttore generale della pubblica sicurezza, il prefetto Rizzi, è composto da una serie di articolazioni dipartimentali, quindi la polizia postale piuttosto che la polizia di prevenzione, la direzione centrale anticrimine, la direzione dell'immigrazione e la polizia postale, quindi esiste una grossa sinergia a livello dipartimentale, per cui tutte le segnalazioni che noi riceviamo vengono poi inviate agli uffici competenti. Voglio ricordare, dottoressa, che oggi, proprio in occasione della giornata internazionale, il Ministero degli Esteri per la prima volta espone sulla facciata della Farnesina un enorme striscione con i 6 colori della bandiera arcobaleno, eppure l'Italia è al 24esimo posto, dietro anche all'Ungheria e fanalino di coda fra le nazioni big occidentali. Perché? Che cosa ci manca?
Ma io credo che, diciamo, come forze di polizia noi ci occupiamo di repressione ma anche di prevenzione. Stiamo realizzando una serie di campagne di informazione e di sensibilizzazione, perché quello che diciamo è importante è educare, come ha detto il presidente Mattarella, la cultura della non discriminazione. A questo riguardo nei giorni scorsi il nostro osservatorio è stato all'Eurovision Song Festival proprio per realizzare, grazie all'aiuto di personaggi pubblici, di cantanti che hanno partecipato alla kermesse, ma anche di privati cittadini, un messaggio che possa essere il più efficace possibile ed arrivare a tutti proprio contro tutte le forme di discriminazione e anche a matrice omotransfobica. Ecco, a proposito di questo, ascoltiamo alcuno appunto, voi avete raccolto proprio per mandare messaggi degli artisti, dei cantanti. Ascoltiamo Cristina D'Avena e Diodato che hanno partecipato a questa campagna che avete fatto a Torino. Tutti abbiamo il diritto di esprimerci, tutti abbiamo il diritto di sognare, e questo è molto importante. Io attraverso le mie canzoni cerco sempre di portare questo e di comunicare questo. Siamo tutti uguali e dobbiamo sognare, vivere e amare allo stesso modo. Ricordatevelo sempre. L'unico mondo in cui è possibile vivere pacificamente è il mondo in cui vengono tutelati i diritti di tutti. Quindi mi raccomando, fate sentire la vostra voce. E fate rumore contro la discriminazione. Ecco, rumore contro la discriminazione, dottoressa Capaldo, che cosa vi dicono i giovani su questo tema? Ma i giovani su questi temi sono molto aperti e sono, diciamo, con noi nel cercare di mandare il messaggio di una società che possa essere il più accogliente ed inclusiva possibile, comprendendo che le diversità sono in realtà delle opportunità. E noi abbiamo in collegamento il professor Vittorio Lingiardi, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno professor Lingiardi, del Dipartimento di Psicologia Dinamica Clinica e Salute, Senior Research Fellow della Scuola Superiore di Studi Avanzati alla Sapienza. E parlavamo dei ragazzi, dei giovani all'Università della Sapienza, tra poco e ci sarà un momento di discussione e confronto proprio sul contrasto alle discriminazioni e la violenza rivolta all'orientamento sessuale, all'identità di genere. Lei è il coordinatore e tanti nomi per riflettere su questo in un luogo appunto come l'università, come la Sapienza, ricco di una comunità scientifica e giovane. E prima di tutto, proprio perché siamo una comunità scientifica, è importante ricordare che il 17 maggio è il giorno in cui nel 1990 l'Organizzazione Mondiale della Sanità decise di rimuovere l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali nella sua International Classification of Disease, e quindi è molto importante ricordare in un giorno come questo, prima di tutto, che anche la scienza non è un dogma, ma è un dubbio, è una trasformazione, un interrogativo, e è importante quando riconosce i suoi errori. In questo caso un errore di patologizzazione di condizioni insieme all'omosessualità, naturalmente la bisessualità, le forme di transgenderismo, che sono state sempre, diciamo così, un po' nell'occhio dello stigma, ahimè anche scientifico, e che oggi invece si aprono, come dicevate anche voi, a un confronto aperto, a un dialogo sulla bellezza e l'importanza, direi, non solo delle diversità, perché diversità fa pensare in qualche modo a un canone, delle varietà, del modo in cui in modi diversi ciascun umano può esprimere la propria identità. Ecco, l'università come luogo proprio delle lingue, dei linguaggi, dei saperi, da anni ormai ricorda questa giornata con un appuntamento, appunto, che vede naturalmente l'apertura da parte della magnifica rettrice, del preside Fabio Lucidi della Facoltà di Medicina e Psicologia, e di tante persone che in modi diversi vogliono formare anche all'intreccio dei linguaggi, delle esperienze, dell'espressione dell'identità. L'università è proprio universitas anche in questo senso. E quest'anno in particolare il nostro avvenimento è dedicato al linguaggio, che è al centro. Il linguaggio d'odio. Il linguaggio dell'odio e anche il linguaggio nelle sue trasformazioni, per riuscire a raccontare le complessità, le varietà, le declinazioni. Ci sono anche tante polemiche che è interessante in qualche modo ospitare e ascoltare, l'asterisco, la Shoah, in generale, però ricordando sempre, appunto, che le parole,
come abbiamo scritto anche sulla locandina che pubblicizza questo evento, che si terrà in Odeon, nella bellissima aula dell'Odeon, dell'edificio di lettere in Sapienza alle ore 12, le parole come pietre, quindi possono costruire. La nostra vita è costruita sulle parole, sul linguaggio, pensiamo alla psicoterapia, pensiamo anche alla comunicazione, alla letteratura, ma anche possono lapidare. Ecco, quindi è un invito a usare bene le parole, in particolare in una giornata come questa, che ricordo è stata indetta con risoluzione del Parlamento europeo nel 2007, noi vogliamo promuovere un momento di confronto, di discussione sul contrasto alle discriminazioni, alla violenza, in particolare naturalmente oggi rivolte all'orientamento sessuale e alle identità di genere. Lei lavora al Dipartimento, lo abbiamo detto, di psicologia dinamica, quindi glielo chiedo proprio da questo strettissimo punto di vista. Che cosa ci manca ancora per superare questo gap? L'abbiamo detto, siamo al 24esimo posto. Che cosa ci manca per capire che alla fine, la considerazione è banale, ma siamo tutti uguali? Allora, io penso che sia importante un tema come questo metterlo al centro di una doppia, diciamo, tensione. Una è quella che viene, diciamo così, dall'alto, quindi anche dal mondo istituzionale, politico e anche scientifico. E io credo che il mondo scientifico abbia fatto enormi passi in avanti, anzi abbia dato un enorme contributo alle trasformazioni sociali proprio attraverso il processo che noi chiamiamo di depatologizzazione. Purtroppo devo dire che, mentre a livello di singole istituzioni, vediamo per esempio oggi stesso in Sapienza, siamo pronti per recepire questa trasformazione, per trasmetterla anche ai giovani e alle giovani, dal punto di vista politico purtroppo credo che la mancanza, siamo una dei pochi paesi che non ha una legge per contrastare l'omotransfobia, questo sia un problema, cioè è importante che anche dalle istituzioni e dagli ordinamenti giuridici arrivino delle indicazioni importanti. Io penso per esempio che la legge che c'è stata sulle unioni civili ha trasformato poi anche il tessuto sociale e culturale, rendendo quotidiana per tutti un'esperienza che prima invece era vista come stigmatizzabile e particolare. Naturalmente, oltre che gli esempi dall'alto, legge e politica, sono importantissimi gli esempi dal basso, cioè gli esempi dalla vita di tutti i giorni, cioè che in qualunque contesto, in qualunque lavoro noi facciamo, dobbiamo sempre essere pronti anche col nostro esempio, anche intervenendo in relazione a quelle che si chiamano microaggressioni nella vita di tutti i giorni, battute sbagliate, emarginazioni, invisibilità. Ecco, io credo che sia importante anche proprio nelle relazioni, negli uffici, negli ospedali, nelle case, nelle scuole, non smettere mai di testimoniare il senso della comunità e della reciprocità e del riconoscimento di tutte le nostre varietà. Ecco, professore Lingiardi, lei citava la legge, il DDL Zan, che era rimasto bloccato al Senato dopo l'approvazione alla Camera, sono passati 6 mesi, ora dovrebbe tra l'altro essere riproposto in aula, e prevedeva appunto anche l'istituzione di una giornata nazionale contro l'omofobia, promuoveva la cultura del rispetto e dell'inclusione anche con la sensibilizzazione nelle scuole, e purtroppo vediamo che siamo, il nostro paese è ancora molto diviso. Era stata fatta appunto una circolare dal Ministero dell'Istruzione proprio per sensibilizzare in questa giornata i ragazzi, gli studenti al rispetto, però ha creato appunto divisioni politiche con le Fratelli d'Italia contro. Perché divide tanto questo tema, professore? Io credo che divida tanto, e mi rammarico nel dirlo, perché da una parte inevitabilmente pesca su pregiudizi che sono molto antichi, forse ancestrali, e che devono essere elaborati anche dal punto di vista psicologico. Naturalmente dentro questi pregiudizi ci sono anche delle, diciamo così, delle concretizzazioni anche di antiche formulazioni culturali che oggi sono davvero superate in tutto il mondo. E poi penso perché sempre le trasformazioni che hanno a che fare anche con dei temi radicali importanti come le identità, le convivenze, generino paura. E poi forse perché non credo ci sia ancora
molti diciamo così dimensioni del mondo politico, una conoscenza profonda e forse uno scambio sufficientemente profondo con la comunità scientifica, che potrebbe invece appunto raccontare ricerche, esperienze, interventi sul campo estremamente utili a modificare delle proprie idee che sono consolidate e che sono forse appunto un po' arcaiche. Da questo punto di vista il dialogo con il mondo scientifico è importante e credo che dovrebbe essere forse il primo interlocutore per chi non ha ancora messo a fuoco l'importanza di tutelare le identità di chi. Professore, sappiamo che deve lasciarci, tra l'altro partecipare a questo evento all'Università La Sapienza. Un'ultima domanda proprio per la sua competenza: che conseguenze possono avere, hanno episodi appunto di bullismo omofobico sui ragazzi, su anche sugli adulti? A me capita ancora di parlare e di incontrare anche in chiave clinica e terapeutica persone che hanno avuto esperienze di bullismo nell'adolescenza, di discriminazione se non di aperta ostilità, e che oggi magari sono donne e uomini di 30-40 anni e che portano ancora queste cicatrici che hanno segnato la loro crescita in termini di autostima, in termini di sicurezza, in termini di fiducia in se stessi, naturalmente, oltre che negli altri. Devo dire che io sono nato nel 1960, quindi diciamo ho vissuto un'epoca che è molto diversa da quella di oggi. Oggi vedo che i giovani e le giovani sono molto più capaci di gestire le loro identità, ma ancora oggi vedo che spesso queste identità, nella loro esperienza, espressione variabile e variata, sono oggetto di stigma, e vedo ancora gli stessi dolori, le stesse difficoltà, le stesse paure, magari integrate meglio, assorbite meglio nei contesti, però in determinate situazioni ancora presenti. Credo che proprio l'impatto che ha sul benessere psicologico e sulla crescita e sulla fiducia in sé e negli altri siano le ripercussioni più importanti. Purtroppo devo anche ricordare che l'ideazione suicidaria, in alcuni casi molto gravi, di rigetto familiare, rigetto scolastico di persone gay o lesbiche o transgender, è nei fatti della ricerca, quindi sono dei numeri ancora presenti, anche molto dolorosi, che è importante conoscere proprio per migliorare il tessuto sociale. Cicatrici che è difficile rimarginare. Grazie Vittorio Lingiardi, Dipartimento di Psicologia Dinamica, Clinica e Salute, Senior Research Fellow della Scuola Superiore e Studi Avanzati dell'Università Sapienza, per essere stato con noi. Massimo. Dottoressa Francesca Capaldo, noi torniamo da lei. Lei è, lo abbiamo detto, direttrice della segreteria OSCAD, ma è un vicequestore della Polizia di Stato. Noi ringraziamo la Polizia di Stato ovviamente per quello che fa, ma che cosa si deve fare di più per quanto riguarda la prevenzione? Voi che cosa potete fare ancora? Ma noi puntiamo moltissimo proprio sulla crescita della consapevolezza a questo riguardo. Come appunto ha ricordato il professore, diciamo i crimini d'odio vengono rappresentati con una piramide, che è quella dell'odio. Alla base della piramide esistono appunto quei pregiudizi, quelle piccole discriminazioni, quei giudizi odiosi nei confronti delle persone, e proprio per questo motivo noi realizziamo una serie di convegni intitolati Le vittime dell'odio, ai quali partecipano appunto scolaresche, e in quest'anno siamo stati a Torino, a Palermo e a San Marino, proprio perché è importante far passare questo messaggio che diciamo combattere i crimini d'odio significa combatterli alla base, proprio partendo da quelle piccole discriminazioni, quei giudizi, quegli stereotipi odiosi e che, come diceva il professore, lasciano i segni nell'anima. E a questo riguardo noi realizziamo una formazione ai nostri operatori di polizia, proprio perché anche se non esiste una copertura normativa, come avete detto, le vittime di crimini d'odio e quindi le vittime di crimini a matrice omotransfobica sono comunque vittime in condizioni di particolare vulnerabilità, che comunque godono di una tutela rafforzata che ci proviene appunto dal recepimento della normativa europea. Quindi ad oggi abbiamo formato più di 39.000 operatori, non soltanto sulla tutela dei diritti umani, ma anche sulle modalità di accoglienza nei confronti di queste vittime. È necessario appunto l'empatia, è necessario appunto un rapporto di fiducia che si instauri con le vittime, perché sono vittime in condizioni di particolare vulnerabilità.
Allora, il lavoro nelle scuole, diceva anche la dottoressa Capaldo, e noi abbiamo una docente, una professoressa di un liceo, del liceo Valdese di Torre Pellice, cioè siamo in provincia di Torino, professoressa d'arte, che ha fatto, buongiorno, lavora trovato. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno, buongiorno. Intanto salutiamo la dottoressa Capaldo, vicequestore della Polizia di Stato, Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori del Ministero dell'Interno. Grazie per essere stata con noi. Grazie mille a tutti. Grazie, buona giornata. Tra l'altro, professoressa Trovato, lei è in aula con i suoi studenti.